Ciao a tutti, sono Antonella. Oggi prepareremo insieme le orecchiette. Andiamo a vedere come si fa. Allora, per fare le orecchiette ci occorrono per una persona 100 g di semola di grano duro rimacinata e circa la metà di acqua tiepida, riscaldata, mi raccomando, sul fornello, mai presa dallo scaldabagno o dalla caldaia. Quindi facciamo una fontana sul piano di lavoro e andiamo versando piano piano d'acqua. Cerchiamo di amalgamare più possibile. Finché non otteniamo un impasto liscio ed omogeneo. La quantità di acqua varia in base anche all'umidità della semola stessa, della farina che andiamo ad usare. Quindi, se qua ne ho messa circa la metà, vediamo se basta. Può darsi pure che ne dobbiamo aggiungere dell'altra. L'impasto non deve essere né morbido e né duro, deve essere una via di mezzo, poi ve ne accorgete poi impastandolo. Passiamo ancora per qualche altro minuto. Ecco qui, l'impasto è pronto, però giustamente deve riposare. Quindi prendiamo una campana oppure una pellicola e lo teniamo 20 minuti, un quarto d'ora, così. Così la pasta si rilassa ed è più lavorabile. Ci vediamo dopo. Nascosto il periodo di riposo, andiamo a prendere la pasta. Prendiamo un pezzetto, l'altro la riponiamo di nuovo sotto la campana e facciamo un rotolino. Più lo facciamo sottile e più le orecchiette saranno piccole, più lo facciamo grosso e più le orecchiette saranno grandi. Noi cercheremo di farlo meglio. Adesso andremo a tagliare il pezzetto di pasta e lo tiriamo con il coltello. E lo gireremo sul dito. Ed ecco la nostra orecchietta. Giriamo. Ed ecco la ricetta. Ecco qui. Queste sono quelle varesi girate sul dito. Ecco le orecchiette. Queste
Saranno buone con le cime di rava, con il sugo di pomodoro fresco. A voi la scelta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video. Ciao a tutti, alla prossima!